Il pronostico è stato rispettato. Floreale pallavolo Perugia, dopo la bella vittoria di Rio Torto, non è riuscita a ripetersi tra le mura amiche. Il calendario del resto l'ha messa di fronte all'Acqua Bolgari-Cecina, formazione che al Capitini ha dimostrato di valere l'alta classifica e i complimenti di chi, ha ragione, la vede tra le favorite per la vittoria finale. Che sarebbe stato un sabato difficile per le perugine, lo si è capito sin dal primo set. Sfasce e compagne sono andate pure avanti, ma con il trascorrere dei minuti nulla hanno potuto contro la forza d'urto delle toscane, che sotto rete difficilmente hanno perdonato. Note ancora più dolenti nel secondo parziale, con la Floreale distante addirittura di 10 lunghezze. L'attacco ospite ha funzionato a meraviglia, genovesi e verdacchi sono diventati implacabili, mentre dall'altra parte si sono rivisti i soliti problemi di ricezione. Sul 2-0, chi si attendeva alla conclusione naturale dell'incontro si è dovuto però ricredere, perché la Floreale ha tirato fuori un terzo set degno della squadra apprezzata a Rio Torto. In cattedra sono salite Rossi e Tepero con il contributo di Simona Fiorucci. Un moto d'orgoglio che non ha trovato però continuità, anzi nel quarto parziale Cecina ha mostrato nuovamente i muscoli e non ha lasciato scampo alle biancorosse. Sapevamo della difficoltà dell'incontro. Tra l'altro loro secondo me sono in un momento di forma eccezionale. La sconfitta ci sta, dispiace per i primi due set, non sono stati giocati, soprattutto il secondo. Avevamo preparato un tipo di partita che siamo riusciti a fare solo il terzo set, anche perché loro sicuramente si sono leggermente rilassate. E poi il quarto, potevamo magari partendo bene, potevamo mettere in difficoltà, allungare l'incontro, invece loro sono ripartite bene, noi qualche errore di troppo e quindi però ci sta, lo sapevamo, con queste squadre o giochi al 100% oppure perdi e perdi male in qualche set. La squadra c'è, oggi abbiamo fatto secondo me non bene la fase di ricezione punto. E la squadra c'è, è chiaro che, ripeto, quando con queste squadre non giochi al top o perché non ti fanno giocare loro, perché sei in una giornata non particolarmente felice, perdi, è scontato. Ora avremo la prima in classifica, partita anche quella complicata, però insomma tanto bisogna incontrarle, poi inizierà il girone di ritorno con un'altra partita difficile, però ci sarà la sosta prima, quindi...